finendo ancora i compiti. Ne avevi molti questo fine settimana? No. No? Diario. Ah, fammi vedere. Allora, arrivo. Ok, allora, da studiare storia, pagina 50-51, facilissima. E di cosa parlava? Dell'Homo sapiens e del Cro-Magnon. E chi sono i Cro-Magnon? Sono delle persone dove... Sono gli Homo sapiens che vivevano in Francia, te l'ho già spiegato prima. Vai di eseguire esercizio 1, pagina 73, facilissimo. Sì? Delle frazioni, troppo Sì? facile, a scuola ne capisco. Anastasia! Ma Filippo non si tratta così! Lascia stare Filippo che è mio! Poi bella è la combinazione delle tue calze! Niente male, eh? Guarda che Filippo poi sta male se lo butti per terra, è mio, eh? No, Filippo è mio, se lo tratti così non te lo faccio neanche più toccare. Scusa, amora, amore. A scuola sapevo tantissimo delle frazioni, infatti ero bravissima. E pagina. E pensa che quando hanno fatto le frazioni tu eri a casa assente perché eri stata male. Ti ricordi il video del McDonald's, del Burger King? Quando non Il le hanno giorno prima? Sì, le hanno fatte lì, fatte? E in poi me la quel periodo. maestra. È E la maestra te le ha vero! fatte recuperare quando Me le ha sei spiegate tornata. e io sono stata bravissima. Beh, sono facili, dai. Troppo facile. Vabbè, a te Poi. matematica, grazie a Dio, piace almeno Sì. quella. Poi pagina 177 e 178, ancora delle frazioni, troppo facile. Ah, è tutto così facile, infatti la Sì. maestra Lucia di te parla bene. Domani Allora. di inglese, perché l'altra volta non c'ero, dovrò fare pagina 11. Aspetta. Vabbè, quelle dove martedì, gli esercizi che avrai da fare martedì. Allora, adesso tu finisci di fare i compiti. Poi, magari, non so tu Vanessa se vorrai farli. Io volevo iniziare un attimino a fare i baci, perché sai che poi vanno congelati un'oretta. Tu con cosa stai facendo? Cosa fai? Conti da sola? Poi quei capelli davanti. Guarda Anastasia, che se non ti metti una fascia, io ti rifaccio la frangetta. Va bene? Posso dire una cosa? Certo. Poi, mercoledì, che praticamente è dopo martedì, Ma dai, ed è noi, prima di giovedì. Noi, perché verrò anch'io. la nostra classe, andiamo sul pulmino prima mattina, quindi non so neanche Alle se 9 e entriamo, mezza. ma non so neanche se Sì, entriamo. alle 9 e mezza dovete essere, penso, in centro, quindi immagino per le 9 e 9 e Quindi neanche 10. entriamo in classe. Ma sì, entrate alle 8 e 20, 8 e mezza in classe, Ah, sì. mezz'oretta e poi uscite. Andiamo sul pulmino, io e la mia classe, con una bandiera bellissima con scritto per la pace della guerra, andiamo in città davanti a tutti e facciamo una canzone, credo, e c'è anche mia mamma che va da sola, se non male. No, non sono da sola. Hanno chiesto se qualche mamma può Sì, ma dico in accompagnare la macchina. classe. Dico Credo di andare da sola. Magari mi devo far trovare fuori da scuola e prendo il pullman insieme a te. Mi siedo vicino a te. Sì, invece. E fate No. una manifestazione contro la guerra. Vedremo. No, O magari prendo la mia macchina e mi faccio trovare. Io non so, non lo so ancora. io voglio stare con il mio Ma amico. io ci sarò e ti controllerò e ti troverò. Allora, Vane, ascoltami. Vuoi finire di fare i compiti e io inizio a frullare? No, aspetta, aspetta, voglio iniziare a frullare le nocciole per fare i baci di dama. Dai, che poi ceniamo e ci prepariamo per andare a nanna. Poi te so. Nanna. Dopo cena, sì. Sì. Però Cosa vuoi fare? Vuoi andare in dobbiamo discoteca? guardare la Vuoi partita. far Baldoria? Però guardiamo alla TV il calcio. E come mai vuoi guardare la partita della Juve stasera? Perché c'è mio fratello. Papà e Daniel oggi vanno a calcio a vedere la Sono allo partita. stadio. Sì. Anastasia, non mi piacciono i tuoi capelli, io te lo dico. Rifacciamo la frangetta? Allora vai a metterti una fascia. Dammi che te la taglio io, questa frangetta. Dai, tagliali la frangetta. Allora. Vanessa? Della taglio? Ma sei pazza? Dai! Non ci provare! Ma sono riuscita a fargliela crescere. Adesso sai cosa dovresti fare tu da buona sorella? Andare a prenderle una fascia e mettergliela. Vanessa, vieni. Ma senti, tagliati la tua di frangia. No. Ok, io vado a preparare i baci. Ci vediamo dopo. Finisci i compiti perché sono già quasi le 7 e dobbiamo Sì, sono solo cenare. sulla mia Cosa vuoi per cena? carbonara. Carbonara. Dammi un po'. Cosa fa?
Stai nuotando? No. Sei nell'oceano? Attenta, attenta, c'è lo squalo. Dove? Ho messo le patatine, un attimo, tac. Dai, Vane, anche tu, i compiti. Sono l'ultimo, ma sta nuotando. Ecco, ti ho detto che Filippo lo devi lasciare in pace. È mio! Filippo è mio. Dai, bimbe, ascolta, Vanessina. Non ti faccio i baci di dame, non ti faccio la carbonara, Sono l'ultima, sono al 9. Ma non mi interessa che sei al 9, sai che ti devo far fare anche altre cose. No, non è vero. Sì, invece sì. Buone? Bravo, amore. Buone. Hai fatto le polpettine. Baci di dama. Le palline dei baci di dama. Adesso finisco io, la preteglia, poi le congeliamo e tra un'ora le inforniamo. Ok. Fai la pappa, che poi se riusciamo guardiamo la partita e poi subito a nanna, ok? Buon appetito. Dov'è quella scimmietta? Scimmietta? Saluta! Sì, perché Anastasia mangia in sala, è viziata. Vero amore? Però pur di farla mangiare la accontentiamo, altrimenti non mangia niente. Amore, a dopo. Ok bimbe, cena finita, vi sto guardando la partita, la Juve contro l'Inter, che belline, chissà se si vedono papà e Daniel, ma magari, voi continuate a guardare. Allora c'è anche Filippo, ciao Filippo, come stai? Che prima Anastasia ti ha buttato per terra, però mi sembra che stai bene, ben composto, bravo Filippo. Io bimbe, tra pochissimi istanti finisco di lavare i piatti e vado a farmi una doccia. Tra un po' li mettiamo in forno, brava Vane, mi ero quasi dimenticata dei baci. Ok, finisco di lavare i piatti, e poi vado a farmi la doccia e poi mettiamo il pigiamino. I hai già fatto la cortella? E poi domani andiamo in montagna. No, domani andiamo a scuola. Hai già fatto la cartella? Ecco, allora ci dobbiamo fare anche quella. Ti vedi nei commenti che Vanessa ha fatto la cartella? Sì, dopo lo guardiamo, allora. Sì, guardiamo Vanessa che fa la cartella. Non dicetelo. Non ditelo. Bimbe? La partita è finita. Sì. Adesso è ora di prepararsi per andare a nanna, vero? Uh-huh. Allora, tu fai la cartella e tu fai lo zaino. Cambiamo il bavagliolo, va bene? Io vado a prepararmi, a lavarmi i denti, eccetera, eccetera, e poi venite su, d'accordo? Ok, sì. Bene, ok mamma. Dai. Allora, piano piano, però io lo vorrei fare con la mamma. Mi sto annoiando, facciamo una cazza alla mamma, che facciamo finta che la TV è rotta. Lo vado a dire a Vanessa, perché ancora Vanessa sta preparando la cartella, io qui e lei di là. Andiamo. Vane, siccome io mi sto annoiando, mi sta annoiando. Sì. Possiamo farlo, che c'è la mamma? Quale? Che la TV è rotta. Aspetta, mi è venuto in mente una cosa. Ecco. Bello, come funziona? Praticamente dobbiamo accendere la TV e mettere uno schermo rotto, però per finta. E poi puoi giocare questo sulla TV? Sarà bellissimo! La mamma sarebbe tantissimo, penso se quando lo togliamo si toglie anche la TV. E ridere, pensa, e zamba, e rimane solo la pallina attaccata ai muri e la TV è caduta per tiri, così. Ragazzi, aspettate, ma voi adesso da casa di te? Ma scusami, come fai ad averlo? Che un giorno io con mio papà siamo andati fuori e abbiamo trovato questo e ho detto vorrei un giorno fare uno scherzo. Adesso cerco uno schermo rotto. Allora, intanto mi metto questo in testa, poi mi mangio la frutta. Cosa posso fare? Sì, il cappello. Ok ragazzi, l'abbiamo trovato, adesso dobbiamo solo aprirlo. Ok ragazzi, ecco, la dobbiamo solo aprire qui. Ce la fai Fanny? Sì. Sembra realistico. Dobbiamo solo metterlo nel punto qui. No, ragazzi, il pezzo dove sembra rotto è questo. Ok ragazzi, ma dobbiamo fare il rumore. Lo faccio io, vai. 3, 2, 1. Mamma!
papà, si è rotta la TV! Si è rotta la TV! Ma c'è una pallina nella TV! Avete distrutto il televisore, Anastasia! È stata Vanessa! Ma non stavate... È stata Vanessa? Sì! Ma non stavate facendo la cartella? Ragazze, dobbiamo sostituire il televisore. Papà è allo stadio. Appena arriva, si arrabbierà tantissimo! Ma siete pazze! Ma come... Avete fatto? Ma io sono stata bambina anch'io, ma non ho mai combinato una cosa del genere. Stavamo preparando la zaino, io ho visto una pallina e l'ho lanciata. Quindi non è stata Vanessa? No, l'ho lanciata Vanessa, poi Vanessa l'ha presa. E l'ha lanciata al televisore, pensava fosse anche un partecipante anche lui del gioco. La voleva lanciare a me, però io l'ho lanciata a me. No, vabbè, allora siete in castigo. Per tutta l'estate i soldi che adesso spenderemo per acquistare il televisore nuovo verranno detratti da i soldi che avremmo speso per comprarvi i giochi nuovi e per andare in vacanza. Quindi scordatevi le vacanze, ok? Vanessa, tu non hai niente da dire? No. No? Ah, sei tranquilla, giusto? Hai distrutto un televisore, c'è una pallina da tennis dentro un televisore. Voglio proprio andare a vedere adesso, vieni. Vieni con me. No, vabbè, io non ci credo. Cioè, guarda che crepa che c'è. Ma vi giuro che io non ho mai visto una cosa del genere. Scusami, ma questa pallina da tennis... Ma dove arriva? Io non ho mai avuto palline da tennis, non avevamo palline da tennis in casa. L'hai portata da scuola, te l'hanno regalata, vero Vanessa? Di la verità? No. Come no? Non c'era? Noi non abbiamo palline da tennis. Sì, mamma, Le l'hanno regalata, vero? Sì. Te l'ha lanciata. Senti pure che rumore fa. Forse tu non hai capito che quando arriverà papà stanotte sono cavoli amari. Capisci? No, non ti vedo preoccupata. Cioè, io sono preoccupatissima, conosco papà, so quanto si arrabbia. Perché non sei preoccupata? Eh? Perché non sei preoccupata? Anastasia, perché sorridi? Perché sorridi? Fammi capire, cosa c'è da ridere? Cosa c'è da ridere? Cosa c'è da ridere? Cosa c'è da ridere? Perché ridete? Vabbè. Ha rotto un televisore, c'è una pallina da tennis, un televisore, ma chi se ne frega, chi se ne frega, tanto la mamma lo ricompra. Cavolo, cosa ridi? Dovresti piangere. Cioè, mi prende anche per i fondelli, adesso finge di piangere. Vabbè, quando vorrai un giochino io non potrò più comprartelo. Guarda, gli unici soldini che mi sono rimasti ce li ho in tasca. Me li dai? No! Sì! No, mi servono per comprare il televisore nuovo. Lo compro io. Ma sì, lo compri tu. Sì, quello della Barbie compri tu. Vabbè, ragazzi, queste ridono, mi hanno rotto un televisore. Ho una pallina da tennis conficcata nello schermo di un televisore da 65 pollici, angolare, bellissimo. Loro ridono. Ditemi voi, scrivetemi nei commenti, perché ridono, perché loro non sanno che tra pochissimi secondi entreranno in un castigo mondiale e non so se mai questo castigo finirà. Quindi per favore, ragazzi, scrivetemi nei commenti perché ridono. Beh, guarda, okay. L'unica cosa che posso fare è andare a vedere se c'è un'offerta per un televisore nuovo, ma scordatevi un televisore come questo, E non lo compro neanche che va in internet, uno smart TV non lo compro più, perché costa un sacco di soldi, e poi voi cosa fate? Ci ficcate dentro una pallina da tennis. Vado. Che è sta roba? Sono stata qua fino adesso a guardare la partita, che c'è ancora, e... Non c'era, cos'è sta roba? Perché ridi? Ma sentite un po'. Sentite un po'. Tu, lei
lei ride. Tu non sei affatto preoccupata, sei qua che fai il cameraman come se niente fosse. Ma non è che per caso, ma per caso, mi avete fatto uno scherzo. Ma no, ma secondo te? Vedi che ti ha cacciato i soldi? No, guarda, i soldi sono finiti. I soldi sono finiti. Guarda, Anastasia, ascolta. Io ho i tuoi capelli. Arrivo un attimo, ok? Con la telecamera, ok? Dai, mamma, prima la telecamera che ti devo dire una cosa. Allora, tu vedi questa carta, no? Perché era una... Scherzo! In verità... Cioè? Guarda, vedi? Questo qui è un attesivo. Ah! Si toglie adesso? Sì! Aspetta! È lo schermo rotto? Ah, è un effetto! Oddio! Ho paura che cade veramente la TV. Vabbè, ti aiuto. No, la TV non cade. Più che altro che non mi rompi il televisore adesso mentre togli l'adesivo. Ma guarda un po' queste due, alle 10 di sera, tutta questa voglia di giocare, che mi avete fatto spaventare, ero convinta fosse... Conta fino a 10? 10, sì. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, guarda che ti bruci. Un bacio di dama, ma non so, sai, se te lo meriti dopo lo scherzo che mi hai fatto, Va bene, brave, brave. Guardate che il pesce d'aprile era 2 giorni fa, non era oggi. Però siete furbe. Sai perché siete furbe? Perché non mi avete fatto lo scherzo il 1° d'aprile e io me lo sarei immaginato che era uno scherzo e me lo avete fatto qualche giorno dopo. Guarda. Avete visto cosa mi hanno combinato? Non li posso lasciare da sole 5 minuti che mi fanno uno scherzetto. Però devo dire che sono state molto astute, perché se me lo avessero fatto il 1° aprile, cioè pochi giorni fa, non ci sarei cascata, perché comunque avrei immaginato che appunto fosse uno scherzo. E invece me l'hanno fatto qualche giorno dopo. Brave, brave, brave. Però adesso è tardi, dobbiamo andare a scuola. Hai finito la cartella invece di farmi gli scherzi? Tu lo zainetto? Ma ti stai mangiando i miei capelli? No, perché tu aspetti sempre me. Va bene, ragazzi? Se il video vi è piaciuto, non fatelo alla mamma questo scherzo, Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Ma togli questi capelli. E mettete qualche like. Mamma, prima che ho visto Filippo con la maglietta bianca mi sembrava papà. Papà ti sembrava? Cioè papà lo associo a un neonato. E oggi salutiamo Chiara, Simona, Carmela e Pinuccia. E Pinuccia. Ciao. Ciao.